small town with a very large imagination. Lay alone in his room with his radio on, looking for another station. But when the static from the mouthpiece gave away to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture. Un cordiale benvenuto da Daniele Scaramanca alla consueta rubrica cinematografica Cinemax. Oggi ci occupiamo di uno degli incassi più straordinari dell'estate americana, anche buonissimo successo da noi, ovvero l'ultima puntata della saga di Batman, Il Cavaliere Oscuro. Spesso è la concomitanza di più fattori a far entrare un avvenimento nella leggenda, e nel caso di Batman sarà la scomparsa prematura di Heath Ledger, indimenticato protagonista di Joker, o forse i guai giudiziari, i recenti guai giudiziari dell'altro co-protagonista Christian Bale, ovvero il volto di Batman. Sta di fatto che la pellicola è già entrata nel mito e nella leggenda, e appunto gli incassi, soprattutto americani, l'hanno dimostrato. Se Batman Begins era stato una sorta di prequel illuminante della saga di Batman, questo Cavaliere Oscuro è una puntata quasi decisiva della saga, perché mette a nudo l'eroe e Batman diventa un personaggio assolutamente normale, un eroe alla portata di tutti, con le sue paure, con le sue debolezze, con le sue incertezze. La trama, velocemente, in una Gotham City mai così sulfurea e nera, il crimine ha finalmente un nuovo oppositore, oltre a Batman, il procuratore Harvey Dent, ma sarà lo spietato Joker che cercherà di portare sia Batman sia Harvey Dent dalla sua parte, ovvero dalla metà oscura, e farli passare dal bene al male. Quindi Batman dovrà combattere non soltanto con nemici reali, ma anche con lo spettro dei dubbi e con una sua personalissima crisi di coscienza, che lo porterà appunto a diventare un eroe, anzi un anti-eroe, o comunque un eroe alla portata di tutti. Cast, pellicola avanguardistica e dagli effetti speciali straordinari, cast stellare, perché accanto a Christian Bale e l'indimenticato appunto Heath Ledger, troviamo Morgan Freeman e Gary Oldman, tanto per fare due nomi illustri. Il Cavaliere Oscuro, a mio parere, non è soltanto unicamente la lotta ormai stravista, quasi una minestra riscaldata, della lotta tra il bene e il male, ma è qualcosa di più. È un intimo viaggio della coscienza umana, laddove iniziano i dubbi, le incertezze laddove appunto si è sempre in bilico tra la luce del buon senso e il baratro invece del dubbio e della colpa. Quindi questo nuovo capitolo di Batman ha una morale che va oltre quella che ci sono sempre state nei capitoli precedenti, ma c'è una riflessione forse più matura e più consapevole, ovvero che l'uomo, eroe o supereroe, per riuscire ad avere la meglio contro il male, deve prima di tutto riuscire a superare i dubbi e le incertezze della propria coscienza. Anche per questa puntata è tutto, un cordiale arrivederci da Daniele Scarampi con la rubrica di Cinema Cinemax. From the mouthpiece gave away to the sound below, James Dean went out to Hollywood and put his picture in a picture show.